Umberto Fassari, via Caligari 26, saluto da Lucio Vercelli. C'è il signor Fassari? Scusate, tra voi c'è Fassari? Oh, signor Fassari, scusate se ho detto, consegno tutta la posta e poi uno scappa al sud dell'Italia che non c'è canzone di essere qua al nord dell'Italia. Signor Nicola Imbriaco, via Fratelli Rosselli 62, saluto da Lucio Vercelli. C'è il signor Imbriaco? Scusate, siete lì. Siete Imbriaco? Dovete firmare, eh? Eravate subito, poi dice che la posta italiana non funziona, è partita dal sud dell'Italia il 17 novembre 2003, poi ieri mattina sarà arrivata a Torino ed ecco che questa mattina 19 novembre 2003 è arrivata qua a San Lucio, poi dice che la posta non funziona, mettete una firma per fare la lettera. Reale, non facciamo la cosa italiana. La firma reale. Com'è il cognome? Ado. Consegno l'ultimo, ma ci fa sud dell'Italia, non c'è una spazzatura di qua, non c'è l'Italia. Signor Nicola Iannace, via Lodora Balca, 52, saluto del Lucio Vercelli. C'è il signor Nicola Iannace? Scusate, c'è Nicola Iannace? Nicola Iannace? Oh,
che da un momento all'altro questo governo raccoglie tutte le storie atomiche nucleari, le prende, le mette tutte assieme, le porta sulla terra in un deposito nucleare che deve essere fatto entro il 2008 e che va a farmi capire la cosa di questo deposito nucleare, se lo vedo per un giorno da mi mette poi sotto un culo, ti ragiono. Il fatto è che questo governo ha visto che a 8 metri, a 800 metri di profondità sotto la terra nostra c'è un grande strato di sale e vogliono mettere le prese dagli Stati Uniti d'America e ce ne portavano in Marcia.
Giuliano di Gano, vicino Sessaurone, vicino Casella, ci portarono una centrale come a Latino, a Borgo San Martino, a Caorso, alla Pedora Palana, avevamo fame, poi ci portavano in mezzo agli autali, tutti ci portavano i depositi nucleari, ci davano da mangiare. Che non è cangiato mai niente, tutti, mangiate la casa. Basta, io non mi sento più, avevamo i bambini con un po' di malattia di tifo nel 68, la morte di Gianni Poi. La salute, io tanta cazzo di grano, le cose che non fanno per scuola, ma non è che sono. Ci avevamo detto una cosa nucleare, guardate, le mio padre, e come mi ricordo, andiamo a piangere, com'è? Yeah.
sono mandate le peggio parti, sono mandate le poste nucleari, le esercizi italiane, a fare la guerra, a toccarsi il cliente, le peggio, ma mandate le peggio parti. Che parte di niente che sono stato, non ti ho saputo le cose di questo, non ti ho saputo regalare niente. E chissà quando ti parla, come a me, non hanno saputo regalare niente. Chissà quando ti parla, come a me. Si sono potuti prendere i figli. Per favore. Vincerai il mio padre piangere. Piangerai le lacrime di mia madre, finirò dentro la fisarmonica pazza, bagnava le mani e la fisarmonica cambiava il suono. Oh, non mi preoccupare, non è successo niente. E mi venne voglia di leggere quello che papà aveva scritto sullo striscione. Feci un passo avanti. Vincerai. Lo Stato ci uccide i figli.